Ciao Mara. Ciao. Siamo con Mara Muscetta, che abbiamo già intervistato qualche tempo fa a Ischia. Siamo venuti a trovarla a Manciana, dove abita. Siamo su lungo lago di Bracciano e vogliamo riprendere il discorso che avevamo appena abbozzato quando eravamo a Ischia. E riprendiamo a parlare della situazione politica italiana in vista del congresso di Rifondazione. Ho visto un articolo sull'Espresso interessante, perché Nichi Vendola si allea con Fava, che è stato un valoroso figlio di un valoroso combattente contro la mafia, lui stesso molto determinato e deciso, che è stato candidato del Partito Democratico nel 99, quindi vedo questa alleanza con Vendola in modo molto positivo, perché vuol dire che con la gente migliore che ha aderito al Partito Democratico e a Veltroni si può ritornare su tutto quello a cui il Partito Democratico, non dico abbia rinunciato, ma almeno procrastinato nel tempo. Beh, a me sembra che se non si vuole fare un'opposizione troppo imbratile, concreta e rigorosa, come Veltroni dice un giorno sì e l'altro pure, credo che bisogna recuperare queste persone che hanno dato prova, soprattutto in Europa. Senti Mara, secondo te, se ti chiedessi di indicare quattro grandi tematiche su cui fare opposizione in maniera determinata e decisa, quali sono le quattro tematiche più importanti sulle quali il Partito Democratico è chiaramente latitante o umbratile, come dici te? A me sembra che dobbiamo partire dai temi più urgenti per gli italiani, cioè questa redistribuzione promessa da Prodi e dalla sinistra, che è rimasta bloccata. Ora, c'era un provvedimento del governo Prodi, l'ultimo, che ha un titolo preciso e che già Berlusconi si è ripromesso, almeno a Napoli, di ridimensionare, se non di eliminare. Ebbene, proprio in quel provvedimento c'erano le misure sugli affitti e non sull'ICI di proprietà, c'erano le misure sugli sconti IRPEF, quindi c'è da tener conto che la Confindustria da Prodi ha avuto tutto. E ha avuto il cuneo fiscale, ha avuto sconti sull'IRES e sull'IRAP, mentre le persone a reddito fisso non hanno potuto beneficiare di nulla, e con questo programma di governo non vedranno neanche il colore di una redistribuzione. Quindi quello è il primo punto su cui Veltroni si deve battere, perché era il programma dell'Unione abbandonato. La seconda tematica è il problema della libertà di stampa e di informazione. Fino adesso c'è, ci sarà ancora col nuovo consiglio di amministrazione? Parli del CDA della RAI? Della RAI, ecco. Naturalmente Gasparri, tante persone hanno sempre detto che ora col digitale terrestre
e soprattutto con internet, con la rete, informazione si fa in un altro modo, ma questo è vero fino a un certo punto. C'è tanta gente che non va ancora su internet e tanta gente che, se le cose le vede in televisione, ci riflette, e se no no, altrimenti non si spiegherebbe tutto quello che è successo dopo la trasmissione di Santoro con Beppe Grillo e con Marco Travaglio. Quindi io starei molto attenta alle... Insomma, la televisione è ancora lo strumento principe con cui si fa informazione politica in Italia. È ancora uno degli strumenti, non direi il solo, ma uno degli strumenti. È vero che c'è la Pay TV di Murdoch, eccetera, però è anche vero che è un po' complicato. Ecco, pagare la televisione oltre il canone. E gli altri due punti ti vengono in mente? Gli altri due punti sono l'Europa. Io credo che non si possa riproporre per le elezioni europee un tasso al 5% come propone uno sbarramento al 5%. Lo sbarramento al 5%. Perché questo impedirebbe la sinistra di raggiungere il resto della sinistra europea, che in questo momento si sta battendo, penso soprattutto al nutrito gruppo dei Verdi, senza contare poi tutte le possibilità che i socialisti europei hanno diciamo così, aperto in Europa. E quindi direi che ora i problemi dell'energia sono vitali per lo sviluppo dell'economia europea, e questo sbandieramento del nucleare, questo arriviamo al quarto punto, mi preoccupa perché è ancora un nucleare di terza generazione. Quindi vuol dire che, anche se ridotte, anche se controllate, ci saranno ancora scorie, noi avremmo quindi un grosso problema con le popolazioni che già a Scazzano Jonico hanno rifiutato di ospitare i rifiuti nucleari, e le promesse del governo di mandare l'esercito e De Gennaro ai servizi segreti non lascia vedere uno spiraglio di tranquillità. Quindi De Gennaro, vogliamo ricordare che è stato il capo della polizia durante i fatti di Genova. Esatto. Una cosa che viene, descritta come sua unica macchia, ma forse è la sua medaglia. Ecco, è la sua medaglia per certi ambienti. E forse anche per la ragione della sua nomina a capo dei servizi segreti. Tutto questo ci preoccupa perché ci sembra un grosso arretramento rispetto al clima che si era instaurato nel paese. Ecco, io direi al Partito Democratico, Walter, pensaci. Comunque, non hai cambiato idea rispetto all'intervista di Ischia? Pensi ancora che sia nel Partito Democratico che si debba... Io credo che sia nel Partito Democratico che si debba aprire un fronte di lotta perché certe posizioni vengano abbandonate. Il Partito Democratico non ha fatto nessun congresso, quindi per il momento io lo considero autoreferenziale. Va bene, grazie. Quindi il prossimo congresso del PD sarà da seguire con molta attenzione? Assolutamente. Va bene, grazie Mara.